Ciao, oggi vi faremo vedere come fare un centro tavola o segnaposto con materiale riciclato. Io sono Ioanna. E io sono Licia e Arte Green è il nostro progetto per sensibilizzare su tematiche ambientali come il riciclo attraverso l'arte, quindi per poter creare in casa vostra, con le vostre mani, tante piccole idee di riciclo divertendovi. Materiale occorrente: rotolo di carta igienica, rotolo di carta più fine, un rametto di albero di Natale. Qui abbiamo già preparato, abbiamo tagliato i nostri pezzi per quello che abbiamo bisogno. Da questi due, le pigne, lega a volta di plastica che io ho preso dal pane, una lega per fermare la pigna, una candela, una stoffa per creare fioco o un nastro che ho trovato rosso. Dipende come volete fare, e forbici, cola a caldo. Una volta tagliati le strisce dal rotolo di carta igienica, abbiamo preparato tipo nostri petali e un pezzettino che si mette nel centro e cominciamo, prendiamo la cola a caldo e attacchiamo. Questa è la base, qui nel mezzo, dentro, l'abbiamo messo la cola a caldo, lasciato raffreddare, dato che la candela era più stretta dell'apertura. Quindi mettiamo nel mezzo e ora cominciamo a preparare il nostro adobo. Prendiamo la pigna, mettiamo cola a caldo nel mezzo. Qui mi sono preparata la lega piegata. E messa attaccata qui, aspettiamo che si asciuga. Mentre aspettiamo che la pigna si asciuga, prendiamo il nostro pezzettino per fare fiocco, pieghiamolo prepariamo il nostro fiocco prepariamo in questo modo e fermiamolo con il nostro materiale riciclato. Il nostro fiocco, che questo poi ci servirà. Ecco, la nostra pigna, come vedete è già bella. Prendiamo rametto di albero, mettiamo la pigna, la pigna serve anche questo filo di lega, legarlo con il resto, come abbiamo visto abbiamo lasciato. Se è troppo lungo tagliamo. Una volta fatto, preparato in questo modo, voi potete colorare anche colore rosso, mettere candela bianca. Questo si mette qui e attacchiamo con la cola. E questo è finito. Può essere rustico, il colore rimane così. Se no, voi potete fare stessa identica cosa con rosso, cambiare la candela, cambiare fiocco, come volete. Se vi è piaciuto questo tutorial, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green e seguiteci anche su Instagram su artegreen.it. E mi raccomando, se avete delle domande da farci, delle richieste per nuovi tutorial, scriveteci e commentate, e così noi faremo nuovi tutorial proprio sulle vostre richieste. Allora, al prossimo video. Ciao!